Chi sarà il procione più goloso? Oggi giochiamo a Snack Wars. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo i Giullari, come ogni lunedì e mercoledì siamo qui con un nuovo gameplay nella nostra mansarda. Come sempre un ringraziamento a tutti coloro che già ci supportano su Patreon. E se anche voi vi va di offrirci un caffettino al mese, sappiate che potremo continuare a fare un sacco di video, un sacco di novità da portare qua sul nostro canale e su tutti quanti i nostri social, di cui trovate i link qua sotto in descrizione. E oggi vi portiamo questo gioco di carte. Noi vestiamo i panni di procioni che gireranno per il mondo, siamo un po' anche dei ladruncoli, quindi a rubacchiare le prelibatezze che troveremo in America, in Francia e in Giappone. E chi riuscirà a raccattare più prelibatezze ovviamente sarà il vincitore. Infatti, come vedete, noi abbiamo giusto questo mazzettino di carte. Mazzettino di carte all'interno del quale troveremo hamburger, milkshake, macaron, ma anche i macaron, il camembert, così come anche sushi e ramen da milkshake. Tutte quante le parti del mondo, e cercheremo di averne la maggioranza rispetto ai nostri avversari. Ci saranno infatti all'interno di questo mazzetto un'unica carta di valore 1, due carte di valore 2, fino a arrivare a 9 carte di valore 9, e il giocatore che avrà davanti a sé alla fine della partita la maggioranza di carte in ciascuno di questi valori farà i punti dati dal numero scritto su quella carta, più ci saranno anche delle carte che daranno dei bonus che verranno assegnati al giocatore che avrà tenuto le carte e i procioni con cui ci rubaccheremo le cose. Inizia il giocatore più goloso ed è un'ardua sfida, ma penso vale. Senza ombra di dubbio. Quando è il nostro turno noi peschiamo carte, quante dipende da quante carte abbiamo già davanti a noi. Siccome la partita terminerà appena entrambi i giocatori avranno 9 carte, noi peschiamo carte fino ad arrivare a 9, sommando sia quelle davanti a noi che quelle che invece ci faranno arrivare a 9, quindi vale pesca 9 carte all'inizio. Dopodiché le guarda e sceglie di giocarne alcune, dovrà giocarne almeno una e le potrà scegliere o di giocare tutte le carte cibo dello stesso valore che è in mano e sarà obbligata a giocarle tutte, avendo 4 o 8 non puoi giocarne soltanto un paio, quindi mi avevi 4, cioè ho detto 4 o 8 a caso, guarda le mettiamo qua così dovreste vedere bene, il gioco consiglia di metterle davanti a voi, magari a creare una griglia 3x3 che non serve a nulla ai fini del gioco ma è soltanto per tenere traccia rapidamente delle carte che abbiamo. Sto pensando che prima di registrare ho detto Abi, ma le carte le metto poi girate in favore vostra, però le carte sono... Ah, è vero, hanno un numero da una parte e dall'altra. Infatti, quindi... se avete notato, le ho girate in vostro favore per prendermi conto che sarebbe cambiato un cacchio. È vero, comunque... Ma non mettiamole così, perché no, sennò è infiniti punti e il gioco è rotto. Ma comunque... Le carte non scelte verranno poi scartate facendo in un mazzettino. Vale, anziché tenere tutte le carte di un valore tra le carte che hai in mano, potevo anche scegliere di tenere una e una soltanto delle eventuali carte bonus pescate, oppure di tenere tutti quanti i procioni che erano parte della sua mano. Certo. E tocca a me e pesco 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E io sono andata in Giappone. Giappone. Allora io invece inizierò un pochino più pavido, giocando un'unica carta, e gioco un 2, un cheeseburger, una hamburger, tutto il resto. Quindi adesso io devo avere 9 carte, ma in totale, quindi 2 le ho già. E quindi le pesco 7. E se Vale fosse già a 9, io a 1, per esempio, potrebbe raramente magari capitare. Io continuo a giocare, sempre rispettando le solite regole. E Vale non gioca più, a meno che le ruberò delle carte con i procioni, allora in quel caso potrebbe rientrare in gioco. E ora Vale nuovamente, ho tutte le carte di un valore, ho un bonus, ho i procioni. E Vale tiene un 7, era l'unica ciambella che aveva, ci saranno ciambella. Ancora altre 6 ciambelle nel mazzo. Guarda, questa che è qua ve la facciamo vedere, in quanto questa è una delle carte bonus che Vale avrebbe potuto conservare, e a fine partita questa carta le dà un punto, molto intuitivamente, per ogni carta americana che ha, quindi le carte a sfondo giallo, con anche il simboletto della Statua della Libertà, nel caso aveste problemi di daltonismo, in quel modo le riconoscete comunque lo stesso. 3, 4, 5, 6, 7, non 8. Riesci a parlare e contare nello stesso neanche io. Figurati, da quando? È impossibile. Allora, abbiamo scelto il mestiere giusto. È la mia volta. Io tengo tutte le carte di un valore che ho. Io tengo tutti i 7. Ma sei anche cattivo. In questo momento, quindi, i 7 punti delle ciambelle li sto facendo io, perché ho più ciambelle di Vale. 3, 4, 5, 6. Con i procioni come funziona? Per ogni carta procione che abbiamo giocato, e quelle poi non verranno scartate ma le conserveremo faccia in giù vicino a noi, come sta facendo Vale,
Vale gioca un procione, avesse avuto più procione li doveva giocare li tutti. Li metto qua. Sì, questo li conserviamo perché c'è una carta che darà punti bonus per i procioni che abbiamo giocato. Vale sceglie di rubarmi una delle mie carte che vuole lei. Mettela qua, così dovrebbe stare meglio. Okay. Sì. E quindi Vale in questo momento ha 8 più 7, 15 punti. Io ho 2 punti. Ma io ora pesco 7 carte perché io ne ho 2. Perché, certo. E stavo parlando e non mi rendevo riuscito a contare fino a 7. Bravo Alberto, queste sono 7. Bravo Alberto, oh, bravo. Io mi giocherò 2 macaroni, 2 9 e tutte queste le scartiamo. 1, 2, potevo due, rubare tre, cose a Vale, ma... 6? Quante ne ho? Ne ho 4. Ne devi pescare ancora 5. 2, 3, 6. Mi hai smollato il coso al contrario e... Ah certo, perché è difficilissimo capire. Se nella diagonale del quadrato non c'entra niente, no, il quadrato, cioè potreste metterle come volete, l'importante è che poi vi ricordiate che dovete contare fino a 9. Sono molto in questo indecisa. Modo è facile. Io ne pescherò 5. Come Vale. Se tu sapessi cosa ho in mano. Vale, se però hai dei numeri e vuoi quei numeri li devi tenere tutti. Quindi se Vale ora si pescasse 5-9, che ci sono ancora nel mazzo, è obbligata a giocarle tutte, non ha scelte fondamentalmente. E poi però ha finito. E poi sì. Però è anche vero che ci avrebbe una fraccata di punti. Un 8. Quindi era l'unico 8 che avevi. Io ne pesco 5. 1, 2, 3, 4, 5. Finito il mazzo si rimescolano poi gli scarti. Guarda. Io gioco un 7. Se siamo a parità, nessuno fa quei punti. Quindi ho tolto 7 punti a Vale con questa carta. Aspetta, voglio dirlo, 4. In questo momento, perché tu avevi 7, io 0 e così abbiamo 0 tutti e due, ti ho tolto 7 punti. Tanto io inizio a dare una piccola mescolata a queste e poi aggiungeremo gli scarti di che Vale. Stress. Che stress! Oh, Nuyusa! Vale continua ad avere i suoi 15 punti e io in questo momento ne ho 9 più 2, 11. Non abbiamo ancora giocato dei bonus. No, ne ho visti ma non 2, mi serviva. 3, 4, 5. No, 1, 4. 4. Pardon, scusate, per arrivare a 9. Allora, ho questa che vado sicuro tranzollo, però è anche vero che con questa qua poi va negli scarti, quindi io mi gioco un 5, che sono 5 punti. Avevo anche l'altro 2 in mano, che giocandolo... Avevo quasi la certezza, meno di ladrate di Vale, di fare quei 2 punti. Però è anche vero che essendo quel 2 negli scarti, non so se rifiniamo il mazzo essendo solo in 2 giocatori. Quindi, perché ora peschiamo solo più 3 carte ciascuno. E Vale può rubarmi cose, perché sta guardando attentamente le mie carte in mano dei procioni. Perché rubarmi un croissant, un pain au chocolat, in questo momento sono 5 punti, ma per lei quella sono 6 punti. E avevi anche il camembert, un punto, l'unico camembert. L'unico camembert. L'unico puzza. Camembert. Buono ma puffa. E io, signore e signori, mi giocherò un procione per prenderti proprio questo 6. O per prenderti il 7. Prenderti il 7 mi dà un punto in più, in realtà. Ti prenderò il 7. Quindi torno a pescare 3. E già, perché Vale in questo momento ha di fronte a sé solo 6 carte. Io invece ne pescherò solo 2, a meno che Vale rubi, e allora... Quanti così? E Vale farà 3 punti aggiuntivi alla fine della partita, perché in questo momento ha 3 cibarie che provengono dalla Ammerga. Qua... le dura. Cosa vuoi rubarmi? Non guardare troppo no, le mie carte. Perché il fatto è quello, allora io posso rubare qualcosa a Vale. Le potrei rubare il milkshake, uno. Che sono 6 punti. Le potrei rubare il più 1, che per me sono 4 punti e gliene tolgo 3 a lei. Oppure giocarmi un gamberetto fritto, una tempura di gamberetti, che sono 3 punti. Il fatto qual è? Che se rubo, è vero che le sto tenendo dei punti, ma poi le pesca di più. E quindi, meglio 3 punti quasi sicuri? È meglio portarle via quel più che a me dà proprio tanti punti. Ma ne ho una fame sto gioco, mamma. Senti, io ti rubo il 6. Ti ho comunque tolto un punto del tuo bonus e 6 punti di questa erano 7, erano tanti. È anche vero che io se ora Vale non ruba, io pesco una carta e quel che è me lo devo tenere. Magari è una roba che non mi serve. Mi toglie 9 punti dei macaron. E niente, io quello che pesco, pesco gamberetto con tanto anch'io di salsa agrodolce.
Ta-ta! Che e quindi finisce così. La partita è finita. Se io ero a 9, Vale avesse avrebbe continuato a fino finché, certo. E se rubandomi magari una carta, se questa qua fosse stata un procione, Vale mi rubava una carta, io avevo di nuovo 8, pescavo un'altra e andavo avanti così. Ma invece abbiamo finito. Sì. E quindi andiamo a contare i punti. Vai. Andiamo a contare i punti. Chi ha il maggior numero di Camembert, le carte numero 1? Nessuno, quindi niente. Chi ha il maggior numero di Cheese Warrior da 2? Io. E io sono a 2 punti. Chi ha il maggior numero di carte numero 3, i gamberetti? Tu. Io. E quindi sono a 5 punti. Chi ha il maggior numero di carte numero 4 che nessuno ha giocato? Nessuno. E quindi nessuno aveva 4 punti. Chi ha il maggior numero di croissant? C'est moi. Faccio 5 punti e vado a 10. Chi ha il maggior numero di milkshake? Sono io che faccio 6 punti e vado a 16. Tengo alzate le dita dei piedi. Sono a 16. Chi ha il maggior numero di ciambelle? Sono io che ne ho 3 e vado a 16 più 7. Tanti punti, tipo 23 addirittura. 23 punti. Cavolo. Chi ha il maggior numero di 8? Io. Vale, che fa 8 punti. Chi ha il maggior numero di macaron numero 9? Nessuno. Nessuno, perché siamo in parità. Contiamo i punti bonus. Io non ne ho. Io faccio sotto 9, 10, 11, 12, 13. A 23 il procione più mangione. Questo sei tu il golosone. Sono io. Per molto meno hai 3 volte. Hai giocato molto benone. Da un punto se hai una carta per ogni colore. E quindi sì, io, da... io l'avremmo anche vale. Avremmo c'è anche questa ben, qua. Punti, un punto per ogni procione che avete. E no, a un certo punto mi è arrivata e avevo 3 procioni in mano. Ma ti rubavo già 3 carte. Il rischio era che poi io e poi tu facessi ancora il bello e il cattivo. Esatto. Cuoco. Esatto. E salutando tutti i fan di MasterChef, noi vi diamo appuntamento ai nostri prossimi video, ricordandovi che se il gioco vi è piaciuto qua sotto in descrizione trovate un link dove poterlo acquistare. Noi come sempre vi ricordiamo che qui a casa Giullari si gioca per giocare. I Giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao, ciao.